take me down, spin me around. 8 milioni di album, 44 milioni di singoli venduti, 57 milioni di fan su Facebook, 15 milioni di followers su Twitter, 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Queste sono le statistiche record del DJ francese David Guetta, che rinforza la sua fama mondiale adesso con un nuovo album, titolo Listen. Il mio album precedente si chiamava Nothing But The Beat. Era tutto ballabile, una musica per divertirsi. Questa volta l'album è più profondo. Naturalmente è un album che fa venire voglia di ballare, perché io sono comunque un DJ, sono una persona positiva, anche se la mia vita recentemente non è più stata una grande festa. Ho avuto delle difficoltà a livello personale e credo che la cosa si percepisca all'interno dell'album. You can feel it in the album, actually. Il nuovo disco è il più personale di quelli prodotti da Guetta e si presenta un po' sulla scia della tendenza di AVC con Wake Me Up, canzoni pop con base dance, quindi un insieme cantabile, ballabile. Nel disco si esibisce anche Sam Martin, fra gli altri. Sono sempre molto aperto a tutte le persone di talento ed è la situazione adesso col brano Dangerous e Sam Martin. Sapete, come quello che avevamo fatto con Sia al tempo di Titanium. Tutto ok, ho tutte queste star nell'album, ma mi sembra che Dangerous sia speciale. Voglio che la musica parli da sola. Le atmosfere dell'album risentono soprattutto della separazione del produttore francese con la moglie, Katie Loeb, dopo 22 anni di matrimonio e due figli.